Tanti gli appuntamenti, gli spettacoli, le mostre, la musica di questa atmosfera di Natale 2017. Ricco calendario di eventi natalizi che si osservia oggi con il taglio del nastro per l'inaugurazione dei mercatini all'interno della Rocca Paolina, di quelli in piazza Matteotti, della pista di pattinaggio, delle opportunità offerte da alcuni commercianti che hanno avuto a riaprire alcuni punti vendita in via Bonazzi, alla presenza dell'assessore al commercio Cristiana Casaioli, dell'assessore alla cultura Teresa Severini e del presidente del consorzio Clujan Centro Sergio Mercuri. Bellissimo mercatino sulla Rocca, è uno dei considerati uno dei 20 mercati più belli d'Italia, e la natalizia è questa cosa successiva. Natale è anche di sguardo al futuro. In una delle nostre vie più belle di Perugia, quella ad esempio via Bonazzi, stanno riaprendo dei negozi in via temporanea così come in via definitiva. Ecco, questa è l'occasione, è stato proprio il Natale, che sia anche un input a guardare in avanti con speranza e con serenità. Siamo il giorno 12 sotto l'albero con tutti i commercianti per fare un brindisi del Natale e un augurio del 2018. Gli eventi proseguiranno nel pomeriggio alle 17 di oggi alle 16 di domani con la passeggiata spettacolo a 40 metri di altezza del funambolo Andrea Loreni, che camminerà su una fune lunga 110 metri dalla cattedrale di San Lorenzo al campanile di Palazzo dei Priori, e subito dopo la nuova accensione dell'illuminazione monumentale in piazza 4 Novembre. Seguirà alle 18 la sala di notare l'incontro di presentazione del progetto per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Perugia.